Al momento noi della manovra conosciamo un comunicato di Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei Ministri che come dire, elenca molte cose, mancano i dettagli, è anche difficile su una serie di annunci commentare. Certo, colpisce che la prima e fondamentale ipotesi che c'è dentro la manovra, dentro il decreto fiscale, è un gigantesco condono che per come dire, un paese che fa i conti con le risorse, ha bisogno di trovare risorse per lo sviluppo, per gli investimenti, per la creazione di lavoro, poi parte invece con un'operazione che è quella di dire ancora una volta agli evasori del nostro paese continuate pure a evadere perché tanto poi qualcuno vi salverà. E credo che se, come tutti siamo in grado di vedere, siamo passati da una teorica rottamazione delle cartelle di nuovo a un gigantesco condono, questo diventerà il segno della manovra.